Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video di cucina. Oggi iniziamo un nuovo percorso che vi ho raccontato già sui social, su Instagram in particolare, che consiste nel raccontarvi quelle che sono le ricette che trovo all'interno del manuale Project Smoke di Steven Reichlin, che mi hanno regalato già qualche anno fa e che ho deciso di sfogliare e tradurre per voi e insieme a voi e raccontarvi appunto queste ricette che scegliamo insieme su Instagram. Quindi mi raccomando, se non siete ancora iscritti anche alla pagina Instagram, fatelo perché scegliamo proprio lì insieme le ricette. Oggi parliamo di double smoked potatoes, quindi sono delle patate che vengono cotte ovviamente nel barbecue in un certo modo, condite, e io seguirò proprio passo passo la ricetta senza modificarla assolutamente per vedere com'è il risultato e raccontarlo e parlarne ovviamente insieme a voi. Quindi ecco la prima ricetta del manuale Project Smoke. Come tutte le ricette, anche questa potrà essere replicata su ognuno dei vostri dispositivi barbecue che vi permettano una cottura indiretta. Noi utilizziamo il nostro fidato Kamado Bono, che riempiamo con il carbone quebracho blanco e regoliamo ad una temperatura di 205 gradi, aiutandoci con lo Smart Pid per non avere pensieri. Se non conoscete lo Smart Pid, vi lascio qui in alto il link per il video in cui vi racconto come funziona. Mentre il Kamado va in temperatura, cominciamo ad occuparci della ricetta. Per prima cosa abbiamo bisogno di tagliare a pezzetti alcune strisce di bacon o pancetta affumicata se non trovate il bacon. Riscaldiamo poi una padella e rosoliamo il bacon finché questo non diventi bello brunito e croccante, ma senza bruciarlo ovviamente. E infine filtriamo il grasso che ha rilasciato e lo teniamo un attimo da parte senza gettarlo via. Ci occupiamo ora delle patate. Queste non verranno sbucciate, quindi vanno lavate molto bene e poi vanno bucherellate alcune volte con i rebbi di una forchetta per evitare che esplodano durante la cottura e facilitare la penetrazione del fumo. Infine, dopo essere state spennellate con il grasso del bacon, vengono condite con un rub sale, pepe e aglio bello abbondante su tutta la buccia. Prima di andare in cottura, poniamo un chunk di legno di noce sul carbone caldo e poggiamo i deflettori di calore al di sopra. Dopo qualche minuto di assestamento, possiamo mettere in affumicatura le patate direttamente sulle griglie del nostro Kamado, per un'ora abbondante a 205 gradi. È molto importante schermare le patate dal calore diretto e in questo i deflettori sono fondamentali. Mentre le patate cuociono, ne approfittiamo per sminuzzare finemente uno scalogno fresco e, in teoria, per grattugiare il cheddar in scaglie. Purtroppo io non sono riuscito a trovare del cheddar che non fosse già a fette, quindi mi sono dovuto arrangiare cercando di sminuzzare le fette in piccoli pezzettini. Dopo un'ora e 10 minuti le patate hanno assunto un bellissimo colore brunito e la buccia è davvero molto croccante. Il tempo di cottura è comunque indicativo, quindi è importante verificare che siano pronte provando a infilare uno stecchino che deve entrare senza quasi alcuna resistenza. Una volta pronte, le togliamo dal barbecue lasciandolo comunque acceso. Dopo aver lasciato raffreddare le patate giusto qualche minuto, le tagliamo a metà per il senso della lunghezza e le spolpiamo quasi del tutto lasciando giusto mezzo centimetro di polpa ancora attaccato alla buccia che possa fare da guscio. L'operazione richiede un po' di manualità, ma le patate ancora calde si svuotano bene senza un grande rischio che si rompano, facendo solo un po' di attenzione.
Dopo aver trasferito tutto in una ciotola, aggiungiamo 2 cucchiai di panna acida, 50 g di burro, il cheddar, lo scalogno e il bacon al composto e lo mescoliamo mentre è ancora caldo, in modo da amalgamare bene il tutto e permettere al burro e alla panna acida di sciogliersi per bene. Quasi alla fine della mescola aggiungiamo un bel cucchiaio abbondante di Rub SPG per insaporire ulteriormente il nostro ripieno e diamo un'ultima mescolata per amalgamare ulteriormente il tutto. A questo punto trasferiamo il composto all'interno dei nostri gusci vuoti cercando di rispettare le proporzioni. Questa operazione in realtà è risultata molto più facile facendola a mano e non con un cucchiaio come suggeriva il libro. Infine, posiamo un tocchetto di burro su ognuna delle nostre patate. Prima di ritornare in cottura spolveriamo con un velo di paprika. Noi abbiamo preferito la paprika piccante, ma potete usare quella dolce o anche quella affumicata, in base ovviamente ai vostri gusti. È tempo ora di tornare nel barbecue. Il libro suggerisce di mettere le patate in una teglia e cuocerle per altri 15-20 minuti, sempre a 205 gradi. E noi, ovviamente, seguiamo tutto alla lettera. Allora ragazzi, intanto vi ricordo che tutti gli ingredienti verranno scritti nella descrizione del video, quindi lì troverete le dosi, gli ingredienti e la ricetta ovviamente. Parlando del risultato finale, a livello gustativo è molto 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 saporito, una bomba anche calorica ovviamente, come avete potuto vedere dalla preparazione, però davvero molto molto buono e non avevo dubbi visti gli ingredienti utilizzati ovviamente nella ricetta. Per quel che riguarda la preparazione in sé, non è molto complicata, però ci sono alcuni passaggi, quindi non è proprio delle più facili, ma neanche ovviamente un mostro di difficoltà. L'unica criticità vera e propria che io ho trovato in questa ricetta sta negli ultimi 20 minuti di cottura. Secondo me non sono sufficienti. Prima di tutto perché il cheddar non si è sciolto per bene, però questo potrebbe anche essere dovuto al fatto che io ho dovuto tagliare a pezzettini il cheddar e non l'ho potuto grattugiare. La grattugia forse avrebbe fatto dei pezzi più fini, quindi forse si sarebbero sciolti. Rimane che lo scalogno è rimasto abbastanza crudo, comunque abbastanza croccante, forse un po' troppo, e secondo me andrebbe cotto appunto intorno ai 30-35 minuti. Ovviamente io questa prima volta ho voluto seguire passo passo la ricetta, non potevo modificarla, le rifarò sicuramente perché sono veramente molto molto buone e vi consiglio assolutamente di farle e fatemi sapere se ci provate come vi vengono. Però sicuramente l'ultimo passaggio protraetelo almeno per 30 minuti o anche 35 finché non vedete un bel colore brunito su tutta la superficie, perché secondo me è necessario. Detto questo, ricetta assolutamente approvata, ovviamente un'americanata pazzesca con tutte quelle cose che ci sono dentro, però molto molto buona e molto molto saporita, mi piace moltissimo. Quindi ragazzi, come sempre, fatemi sapere cosa ne pensate se ci provate. Se non fate ancora parte di questa famiglia, iscrivetevi al canale e alle pagine Facebook ed Instagram per le anticipazioni e le scelte per i prossimi video. E se vi è piaciuto questo, mettete mi piace, mi raccomando. Ci vediamo presto!